Consideriamo ancora un oggetto che si trova nel campo di gravità della Terra o di un pianeta e adesso andiamo a vedere come il segno dell'energia meccanica dell'oggetto ci possa dire se l'oggetto resterà legato gravitazionalmente al pianeta oppure no. Consideriamo tre esempi particolari, sono gli esercizi che abbiamo visto in precedenza. Un sasso di 2 kg che viene lanciato con una velocità iniziale minore di quella di fuga, per esempio 5 km al secondo. Ricordiamo che la velocità di fuga dalla superficie terrestre è 11,2 km al secondo. Avevamo visto che l'energia cinetica del sasso in partenza era 25 MJ, mentre quella potenziale gravitazionale in partenza, quindi sulla superficie della Terra, era meno 125 MJ. Di conseguenza l'energia meccanica era negativa e valeva meno 100 MJ. Risolvendo l'esercizio avevamo visto che questo sasso non riusciva ad allontanarsi all'infinito, ma giungeva fino a una certa distanza o massimo allontanamento per poi ricadere sul pianeta. Quindi, quando l'energia meccanica è negativa, come in questo caso, allora lo stato si chiama stato legato perché il sasso non riesce a slegarsi dal pianeta per giungere all'infinito. Si allontanerà fino a un certo punto, ma poi ritornerà indietro e ricadrà sul pianeta. L'orbita, come vedremo meglio dopo, è un'orbita chiusa. Ora invece consideriamo quest'altro caso in cui la velocità iniziale del sasso è maggiore della velocità di fuga, per esempio 14 km al secondo. Andiamo a calcolare l'energia cinetica iniziale del sasso e troviamo 196 MJ che andiamo a scrivere qua. L'energia gravitazionale invece è sempre la stessa all'inizio perché il sasso parte sempre dalla superficie terrestre, quindi meno 125 MJ come prima. Stavolta l'energia meccanica, la somma delle due, è positiva, 71 MJ. Questa energia meccanica si conserva perché non c'è l'attrito e il sasso si allontana all'infinito, lo sappiamo perché la velocità che abbiamo scelto è maggiore della velocità di fuga, quindi vuol dire che il sasso arriva all'infinito. Quando il sasso arriva all'infinito, noi sappiamo anche che l'energia gravitazionale diventa zero. Lo possiamo vedere anche graficamente perché l'energia gravitazionale è data da questo ramo di iperbole. Quando il sasso si allontana all'infinito, questo ramo di iperbole tende al valore zero, in quanto questa differenza, questa distanza diventa sempre più piccola. Del resto ce lo dice anche la formula dell'energia gravitazionale, perché quando la distanza diventa infinita, la frazione diventa zero. Quindi il sasso si allontana all'infinito, lì la sua energia potenziale gravitazionale diventa zero, ma allora questi 71 MJ di energia meccanica sono 71 MJ di energia cinetica residua. Residua vuol dire che l'oggetto, quando arriva all'infinito, non è che rallenta fino a fermarsi, ma mantiene praticamente una velocità residua, quindi anche quando arriva a distanza infinita continua ad andare con questa energia cinetica residua. Questo perché la velocità che abbiamo scelto, 14 km al secondo, non è la velocità di fuga ma è superiore, perciò c'è questa energia cinetica residua. Si capisce anche che per colpa di questa energia cinetica residua sicuramente il sasso non tornerà indietro, continuerà ad allontanarsi sempre di più. Quindi questo stato è uno stato slegato, cioè il sasso non torna indietro, l'orbita è un'orbita aperta, non si richiude, lo vediamo meglio dopo questo dell'orbita aperta. Quindi energia meccanica positiva, stato slegato, il sasso scappa all'infinito. Tra questo caso, lo stato slegato, energia meccanica positiva, e quello precedente, cioè lo stato legato con energia meccanica negativa, c'è il caso intermedio. Il caso intermedio è quando noi lanciamo l'oggetto proprio con la velocità di fuga, nel caso della Terra 11,2 km al secondo. Infatti se calcoliamo l'energia cinetica di questo sasso troviamo proprio 125 MJ, che è uguale e opposto al valore dell'energia gravitazionale del sasso che parte dalla superficie, quello è sempre meno 125 MJ. E alla fine noi abbiamo, sia all'inizio che alla fine, noi abbiamo l'energia meccanica zero. Infatti la somma delle due energie è zero. Questo vuol dire che energia meccanica zero è il caso intermedio tra gli stati legati e slegati. Cosa succede al sasso in questo caso, che la velocità di partenza è uguale alla velocità di fuga? Succede che arriva all'infinito, l'abbiamo già visto in un video precedente,
con la velocità di fuga il sasso arriva all'infinito, ma all'infinito si ferma, quindi non ha energia cinetica residua all'infinito. Quindi più si allontana, più rallenta fino a fermarsi. Questo stato è come se fosse una via di mezzo fra uno stato legato e uno stato slegato, cioè si potrebbe vedere come l'ultimo degli stati legati, perché il sasso effettivamente a un certo punto si ferma, la sua energia cinetica si azzera, però lo fa a distanza infinita, quindi è come se fosse un stato legato, ma di ampiezza grandissima, infinita. Oppure lo possiamo vedere come il primo degli stati slegati, cioè il primo degli stati che va all'infinito. Poi quando la velocità supera quella di fuga, lo stato è ancora più slegato. L'orbita la possiamo vedere come aperto-chiusa, nel senso che è la prima delle orbite aperte o l'ultima delle orbite chiuse. Lo vediamo meglio tra poco. Da un punto di vista intuitivo, l'energia cinetica e l'energia gravitazionale hanno obiettivi opposti. L'energia cinetica tende a slegare il sistema, perché se il sasso ha una grande energia cinetica tende ad allontanarsi sempre di più, quindi grande energia cinetica vuol dire tendenza all'allontanamento, il sasso che cerca di slegarsi e di portarsi all'infinito. Viceversa, l'energia gravitazionale, di segno negativo, rappresenta il termine legante, cioè l'obiettivo di questo termine è quello di tenere legato il sasso al pianeta. Infatti l'energia gravitazionale è associata alla forza di gravità, cioè una forza attrattiva. Quindi il termine negativo, l'energia gravitazionale, è il termine che tende a legare il sasso al pianeta. Perciò il termine negativo è il termine di legame, il termine positivo, cioè l'energia cinetica, è quello che cerca di slegare. Allora, se lo stato sarà legato o slegato, dipende da chi vince tra queste due opposte tendenze. Se vince l'energia cinetica, lo stato sarà slegato. Se vince l'energia potenziale gravitazionale, lo stato sarà legato. Se pareggiano, come in questo caso, lo stato è un caso limite tra gli stati legati e gli stati slegati. Prima vinceva l'energia cinetica quando la velocità superava quella di fuga. 196 vince su 125, quindi vince il termine che slega l'energia cinetica, e quindi lo stato alla fine è uno stato slegato, l'oggetto riesce ad andare all'infinito perché l'energia cinetica, termine slegante, vince sull'energia di legame. Se invece la velocità di lancio dell'oggetto è minore di quella di fuga, vince l'energia gravitazionale. Infatti, nel primo esempio che abbiamo visto, l'energia cinetica era minore di quella potenziale gravitazionale, 25 minore di 125. Vince il termine di legame, il termine negativo, l'energia meccanica di conseguenza è negativa perché vince il termine negativo. Energia meccanica negativa è uno stato legato. Dunque, in conclusione, energia meccanica negativa vuol dire che vince il termine negativo di legame, vuol dire che lo stato è legato. Invece energia meccanica positiva vuol dire che vince il termine cinetico, quindi il termine che cerca di slegare, e quindi vince lui e slega il sistema. Infine il caso del pareggio, energia meccanica zero, il termine che slega e il termine che lega hanno la stessa forza, diciamo così, hanno la stessa importanza, e quindi viene fuori il pareggio e uno stato che può essere visto come l'ultimo degli stati legati o il primo degli stati slegati. È un po' come l'insegnante che lotta con gli studenti. Gli studenti sono il termine cinetico, l'energia cinetica, vogliono sempre uscire dall'aula e allontanarsi. L'insegnante invece è il termine dell'energia potenziale gravitazionale, cioè il termine che cerca di legare, cioè di trattenere gli studenti e di tenerli in classe senza farli uscire. Allora, se vince lo studente, anzi se vince l'insegnante, gli studenti rimangono in classe, rimane uno stato legato. L'insegnante impedisce agli studenti di uscire. Se vincono gli studenti, come sempre più spesso accade, gli studenti escono fuori dall'aula e se ne vanno via, perché vince il termine slegante, cioè vincono loro sulla forza attrattiva che fa l'insegnante per tenerli in classe.